ragazzi, e bentornati alla rubrica Italy's Crisis. Oggi siamo qui in giro per Roma con Abram e Juan. Siete ancora con Gothic Sparos. Se stessi, ragazzi, per oggi ci ha pisciato alla grande. E oggi siamo qui per chiedere alla gente cosa ne pensa del matrimonio gay e di Papa Francesco. Quindi iniziamo subito con le interviste. Bella. In poche parole, cosa ne pensa di Papa Francesco? Persona eccezionale, semplice, estremamente concreta e che avvicina la gente alla Chiesa cattolica, alla fede, alle cose concrete e ci fa vivere meglio. Perfetto, grazie. Allora, in poche parole, cosa ne pensa del matrimonio gay? Sono perfettamente d'accordo, perché in quello si vede una libertà individuale e, perché no, una felicità di coppia comunque. E secondo lei è pro o contro l'adozione per quanto riguarda le coppie gay? Lì sono un po' contro, perché penso che forse non sono ancora convinta che vada bene per il bambino adottato. Perfetto, grazie mille, basta così. Grazie. Allora, in poche parole, cosa ne pensa lei di Papa Francesco? Ah, la domanda è proprio così secca. Sì, diretta. Cosa, insomma, di quello che sta facendo? Che sa comunicare, si sa. Sembra che svecchi molto le cose, in realtà è molto tradizionale, ma fa bene quello che deve fare. E secondo lei, pregi o difetti rispetto a Ratzinger? È molto più umano rispetto a Ratzinger. Ratzinger era nel suo mondo, perlomeno così mi pareva, ed era molto meno vicino a una comunità che magari non è troppo addentro alle cose della Chiesa. Perfetto, okay. Grazie. Beh, che pensate del matrimonio gay? Io sono d'accordo, non ho nessun problema, penso che ognuno deve fare come gli pare. Mi sento di giudicare. No, infatti, cioè, ma è una cosa a me vicina, quindi penso che sia una cosa giusta, non c'è perché. E invece a proposito dell'adozione dei bambini? Ok, grazie mille. Mi piace perché è semplice, umano, è una persona abituata a stare con la gente, soprattutto per il fatto che quando si è affacciato, dopo che è stato eletto pontefice, ha detto: cari amici, buonasera. Meglio okay. Così. Grazie. Che cosa ne pensate del matrimonio gay? Ma io penso che se due persone si amano possono fare come vogliono. Sarebbe il matrimonio una cosa giusta per loro, il matrimonio va bene. E invece per quanto riguarda l'adozione nelle coppie gay? Io sono favorevole, perché molti studi hanno dimostrato che bambini cresciuti da persone dello stesso sesso sono uguali agli altri cresciuti da... Il problema che qui in Italia è maggiore è il fatto che molti dicono ma i bambini poi quando vanno a scuola possono subire delle prese in giro, discriminazioni, ma il problema è alla base, cioè la società va cambiata, perché i ragazzini, i bambini dovrebbero essere presi in giro perché hanno due genitori dello stesso sesso. Quindi comunque, diciamo, la colpa è degli stereotipi della società, insomma. Sì, della società, anche di una religione troppo potente, troppo presente, fin troppo per le scelte, perché comunque gli omosessuali non chiedono il matrimonio allo stesso livello di un eterosessuale in chiesa, no, chiedono gli stessi diritti che sia per tutti, perché la differenza delle preferenze sessuali o comunque preferenze sessuali, ma comunque libertà di amare per uno che la libertà di amare chi si vuole, chi si crede, non è una scelta che uno fa, ci si nasce, uno nasce moro, biondo e uno nasce gay o eterosessuale. Perfetto. Piccione, scusi, lei cosa ne pensa del matrimonio gay? Scusi, maleducato. Piccione. Scusi, cosa ne pensa del matrimonio gay? Non rilascia interviste, mi sa. No comment.